Si parla di turismo, si parla di Abruzzo e si parla di nuovi orizzonti. Questa è la puntata di oggi. Allora iniziamo presentando subito gli ospiti. Davide Di Giacinto, vicepresidente della DMC Riviera Borghi Acquaviva. Benvenuto. Buonasera. Accanto a lui Alessio San Giuliano, psicologo di Event Italia. Benvenuto. Buonasera. E poi Claudio Ucci, direttore della DMC Adriatica. Benvenuto. E infine Luigi Di Furia, il presidente della DMC Gran Sasso Laga. Benvenuto anche a lui. Buonasera. DMC è un nuovo termine entrato da poco nel vocabolario. Per quanto riguarda il turismo, la concezione è molto più ampia di quello che è stato detto fino ad oggi. Si parla di una nuova distribuzione, una nuova concezione di turismo, di formazione, di nuovi canali e soprattutto di nuove professioni. E allora iniziamo con una scheda introduttiva. Vediamo. La Destination Management Company, meglio conosciuta come DMC, è un'agenzia che si occupa dell'organizzazione di servizi logistici per il turismo di tipo vacanziero e per il turismo d'affari. Si tratta di agenzie solitamente situate sul posto stesso, che si specializzano su un determinato territorio del quale hanno una conoscenza approfondita, che può essere a livello provinciale, regionale o nazionale. Forniscono prenotazioni alberghiere, trasporti, tour, escursioni, organizzazione di eventi e quant'altro necessario. Differiscono dai tour operator ed agenzie di viaggio limitandosi su una regione o nazione particolare, in alcuni casi su più paesi, ma sempre legati ad un continente in tal caso. Un operatore DMC quindi è uno specialista che riesce a fornire pacchetti e servizi individuali collegati al turismo, convention, congressi, pacchetti viaggi nelle destinazioni sulle quali specializzato. Un DMC è spesso partner di tour operator, ma non vende solo ai tour operator e ad agenzie di viaggio, come una volta. Oggi i DMC vendono a qualunque tipologia di cliente, anche quello privato. Si parla dunque di una nuova concezione del turismo e si parla di nuove pertinenze. Siamo qui per presentare i risultati di quello che è stato un progetto chiamato Laboratorio Nuovi Orizzonti, dove si puntava a formare 30 persone per due diversi profili. Da una parte si parlava di esperto in commercializzazione turistica e dall'altro il web content manager. Allora, iniziamo parlando del perché proprio queste due figure. Sono due figure che fondamentalmente sono state richiamate alle esigenze degli operatori. Prima del progetto c'è stata una fase di coinvolgimento degli operatori, si è chiesto quali sono secondo voi le figure che oggi maggiormente potrebbero avere un futuro lavorativo nel settore turistico, quali sono le figure di cui voi avete bisogno. E in relazione a questo sono uscite fuori una serie di proposte sulle quali sono state selezionate appunto quella del responsabile, colui che deve inserire i contenuti e scrivere i contenuti all'interno di un sito, e colui che deve poi promuovere il turismo e quindi la destinazione di riferimento. E nel secondo caso si parla di commercializzazione del turismo. Di commercializzazione del turismo. Il termine non è bellissimo, però in realtà quale deve essere la caratteristica fondamentale? La caratteristica deve essere una persona che conosce il territorio, ne conosce le caratteristiche, la storia, la geografia, l'enogastronomia, tutto ciò che è la cultura dello stesso territorio, quindi è capace di mettere insieme tutti questi aspetti e saperli proporre al mercato italiano e anche e soprattutto al mercato estero. Io a Claudio Ucci volevo chiedere una cosa. Prima abbiamo parlato per cercare di capire quello che era un po' il profilo di queste persone. Parlando mi è stato detto per poter entrare in questo progetto bisognava avere delle conoscenze di base, conoscere il territorio abruzzese, conoscere l'enogastronomia, quasi fosse un test di accesso per dire sei già appassionato di quello che fa parte del turismo. E allora lo conoscevano l'Abruzzo? I candidati? No, direi di sì, la selezione è stata molto insomma, forte, perché la richiesta è altrettanto forte. Quindi per quanto riguarda il web content, penso che i ragazzi che hanno frequentato i corsi alla fine troveranno una collocazione comunque tutti, perché hanno veramente fatto un ottimo lavoro, erano molto motivati. L'altra caratteristica sono le lingue, la cosa che mi dispiace è che purtroppo ne abbiamo scartati diversi,
perché non erano idonei dal punto di vista linguistico, e quindi oggi bisogna comunicare in lingua, e quindi questo era un problema. Per quanto riguarda la commercializzazione, probabilmente il risultato vero sarà circa del 60%, ma è un 60% altrettanto motivato, che può essere in grado oggi di cominciare a stare sui mercati e cominciare a vendere, perché il turismo ha questa parte che riguarda la vendita, e quindi una vendita per quanto riguarda le DMC disintermediata, e quindi una vendita diretta. Invece al Luigi Di Furio voglio fare un'altra domanda. Noi abbiamo dei rappresentanti di quello che è l'Abruzzo divisi per pertinenze territoriali, e così c'è Davide Di Giacinto che ha come area quello poi ovviamente Borghi Acquaviva, Atri, Pineto, Silvi dopo, ed altri. Poi abbiamo Claudio Ucci che ha la DMC Adriatica da Martinsicuro a Giulianova. Abbiamo Luigi Di Furio a Gran Sassolaga, e allora lui chiedo cosa c'è da sapere, qual è la nozione indispensabile sul territorio per un candidato che dovrà rientrare nel Gran Sassolaga, quelle cose che tu dici dovrebbero saperle tutti, invece non sai quante persone non lo sanno. Ma sicuramente la connotazione più importante del nostro territorio è la natura. Il Gran Sasso, il territorio del Gran Sasso è parte integrante di un parco che è il Parco Gran Sassolaga, e quindi i nostri, diciamo, preposti alle vendite, preposti all'organizzazione della destinazione, devono avere queste competenze, quindi devono avere nozioni relative alla nostra realtà naturale, alla nostra realtà faunistica, a quelle che sono le opportunità dal punto di vista di escursioni nella montagna e così via dicendo, oltre naturalmente a tutti quei tesori insiti nel territorio, sia dal punto di vista culturale, religioso ed enogastronomico. Stiamo vedendo alcune delle bellezze d'Abruzzo. Io ho presentato le tre DMC che sono in studio. Adesso cerchiamo di capire perché c'è bisogno di uno psicologo all'interno di un progetto che parla di turismo e di formazione, di professionalità del turismo. Ne abbiamo parlato prima. La domanda più affascinante è questa. Noi avevamo dei ragazzi, qui si parla di 400 ore in un caso, insomma è stato abbastanza impegnativo questo progetto. 400 ore svolto dai mesi di aprile a giugno, 250 ore sempre negli stessi mesi, a differenza per il web content oppure per la commercializzazione turistica, e poi la figura dello psicologo. Abbiamo detto nel bando non c'era un limite di età se non essere maggiorenni, e non c'era specificato di avere una precedente esperienza, ma di avere delle nozioni. E qua arriva la figura dello psicologo. È fondamentale sapere che le pertinenze acquisite e quelle passate hanno un ruolo importantissimo. Beh, assolutamente sì. Innanzitutto ricordiamo che questo è un corso che era rivolto a persone inoccupate o disoccupate, il che vuol dire che sono persone che per un certo, una certa maniera hanno un problema da un punto di vista occupazionale, e quindi hanno deciso di fare una domanda e accedere a questo corso. A questo punto si ritrovano in un percorso che ha delle ore di formazione in cui insegnano molte nozioni, però sono persone che hanno delle esperienze pregresse. Queste esperienze, con le nuove nozioni, con le esperienze che poi hanno acquisito successivamente nei vari stage che hanno, nello stage che hanno effettuato, possono e devono diventare delle competenze. Queste competenze danno uno sbocco professionale. Ecco che interviene la figura dello psicologo, orientatore nel caso mio, con il quale io con questi ragazzi ho fatto quasi 30 ore individuali, in cui cercavamo di trovare, innanzitutto andare a ritrovare la motivazione a cercare un lavoro, a mettersi in gioco nel mercato del lavoro, e soprattutto ad andare a valutare le competenze pregresse e quelle motivare i ragazzi. Allora parliamo di un'altra cosa: non c'era un limite di età? Di tutti quelli che c'erano, chi era più scoraggiato, i giovani o le persone che avevano avuto un lavoro e l'avevano perso? Beh, se devo essere onesto, in un certo senso forse le persone, che i giovani avevano una diversa motivazione, una motivazione un po' più
condizionata da, quello che è il sentimento comune della crisi, del non ce la facciamo, eccetera, eccetera. Invece le persone con qualche anno di più volevano rimettersi in gioco, volevano crescere nel campo del turismo, quindi forse diciamo che quelle di una certa età forse erano più motivate dei giovani, devo dire questo. Però in ogni caso questo corso comunque era un corso che aveva delle prospettive importanti, forti, perché era un corso rivolto anche a persone che avevano una certa qualifica, perché comunque diplomati o laureati, quindi persone che avevano tanta voglia di entrare nel mercato del lavoro o rientrare nel mercato del lavoro, e quindi in ogni caso la motivazione, come diceva pure il dottor Ucci, c'era già dall'inizio, forse andava un attimo rimodulata, e questo è stato il lavoro che abbiamo fatto assieme in questi colloqui individuali. Per cercare di far capire l'importanza di questo progetto, il primo dato è che si trattava di inoccupati, quindi significa persone che non avevano ancora accesso al mondo del lavoro. Il secondo dato è che le DMC cercano di garantire un servizio sul territorio davvero capillare, che significa conoscerlo a perfezione e offrire un prodotto tagliato perfettamente per la richiesta. Infatti nella scheda abbiamo sentito che ci si può rivolgere al tour operator, e loro quindi sono un ponte, oppure direttamente al privato. Loro hanno a che fare sia con i grandi numeri sia con il privato, che magari ha un interesse specifico e particolare. Il web content è un concetto molto importante in quest'epoca, perché immaginate che abbiamo un inoccupato che può essere un neolaureato o qualcuno che invece ha perso il posto di lavoro e ha anche una certa età. Una qualifica di web content significa riuscire a lavorare su internet e creare dei siti web. E proprio Davide ci stava spiegando che ci sono delle regole fondamentali per cercare di presentare in un sito e rendere accattivante poi una destinazione. Ad esempio noi possiamo mettere, in questo caso metteremo Visitatri, che è il sito temporaneo che abbiamo su questo. Che cosa bisogna notare in un sito come questo? Allora, in un sito in generale bisogna considerare, quando si parla di web content non si parla solo del sito in quanto tale, ma anche dei social network, della pagina Facebook, Google, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna saper scrivere un testo e avere la capacità di rivoluzionare l'approccio che c'è stato fino ad oggi. Quando si presentava un territorio lo si descriveva in una certa maniera. Oggi è cambiato tutto, il linguaggio è diverso, bisogna avere la capacità di saper scrivere quelle parole giuste nel modo giusto, tali da poter attrarre il visitatore che vuole arrivare presso il territorio. In questa quindi pagina che cosa avere ci colpisce? La capacità, ad esempio, se scendiamo un attimino, l'utilizzo, ad esempio, di termini, i calanchi, il Grand Canyon italiano, quindi il titolo che va a identificare immediatamente un qualcosa che non si conosce, il turista non conosce, ma che può richiamare un qualcosa di più grande, più conosciuto, e quindi può stimolare l'attenzione della persona a andare a leggere il testo e approfondire ulteriormente quello che è la destinazione in quanto quando tale. Quando si parla di web si parla di un consumo rapido, veloce, che non mi deve far perdere tempo, quindi il contenuto deve essere breve. Il titolo deve essere immediato, il titolo deve subito attrarre la mia attenzione, l'immagine deve attrarre la mia attenzione, a quel punto poi approfondisco chiaramente le caratteristiche di quel qualcosa che mi piace, come il turismo religioso, piuttosto che il mangiare, piuttosto che il dormire o l'ambiente. In questi casi si studia anche quelle che sono le famose parole chiave che ti garantiscono più visibilità. Quelli sono i target, i metadati che avete inseriti. Scoperto qualcosa sull'Abruzzo che vi ha dato un'ispirazione? Quali sono le parole più ricercate? Fondamentalmente quando si parla di Abruzzo si parla molto spesso di ambiente, il binomio che ricordava prima il Presidente, quindi ambiente, territorio e turismo sono tra i più importanti. L'Abruzzo ha il vantaggio di avere quindi parchi, abbiamo il parco chiaramente nel caso nostro del Cerrano, quindi anche l'area marina, piuttosto che le riserve regionali come quelle dei Calanchi di Atri, quindi un insieme di elementi che messi in un territorio con la cultura, con l'enagastronomia, con le meraviglie anche architettoniche, fanno tutto questo, quindi una destinazione in quanto tale. Parliamo della DMC Adriatica, qui si parla del litorale, in particolare da Martin Sicura a Giulianova. In questa lingua di terra, quali sono le caratteristiche fondamentali? Chi vince? Il paesaggio? L'enogastronomia? Che cosa attira il turismo? Allora, prima di tutto bisogna fare una riflessione importante, che è quella che oggi non si ragiona più in termini di litorale, ma in termini di riviera. Quando parlo di riviera significa prodotto integrato,
è integrato con le aree interne. Quindi questa DMC ha queste caratteristiche. È vero che va da Martinsicuro a Giulianova per quanto riguarda la parte spiaggia, poi si estende verso le aree interne, diciamo verosimilmente per 20 km, e in questi 20 km troviamo i borghi, troviamo l'offerta enogastronomica, troviamo le attività outdoor, quindi cominciamo a trovare il posto da vivere. Sulla DMC Adriatica, ma è una cosa che poi continua sul Gran Sasso Laga, sta nascendo un parco archeologico diffuso che metterà tutti a sistema fino alla montagna. Andiamo a vedere il sito di Adriatica e vediamo in questo caso che cosa avete messo in evidenza proprio per catturare l'attenzione. Abbiamo detto non solo la fascia costiera ma anche l'entroterra. E allora iniziamo a vedere, la prima immagine è questa. Sono i cavalli, si punta all'entroterra. È una delle attività più interessanti in questo momento su quell'area. I turisti la usano molto ed è anche un motivo di forte destagionalizzazione. L'altra foto a seguire riguarda i borghi, insomma, quindi è un patrimonio che l'Abruzzo ha ed è un patrimonio importante. Questo è il mare con le spiagge classiche dell'Adriatico. Classico che significa? Classico significa una spiaggia di sabbia che fondamentalmente è proprio la classica spiaggia estiva, diciamo, per icona. Oggi le richieste dei clienti sono anche diverse, per cui questo tipo di spiaggia avrà bisogno di fare... Perché sono diverse? Sono diverse perché magari sceglie spiagge che abbiano un'offerta naturalistica più ampia. E dalle spiagge, quelle classiche di cui abbiamo visto, invece richiedono un'organizzazione diversa dal punto di vista dell'animazione. Avventura. E quindi più avventura, sì, è vero, perché si chiede ad esempio di fare escursioni. E oggi sempre più richiesta l'escursione. Ed è un'escursione richiesta anche molto vicina, ma dove vado a fare un'esperienza. E quindi il turismo esperienziale è alla base di tutto. Parte dalla gastronomia in particolar modo, parliamo di un territorio che ha una grande offerta dal punto di vista dei vini, dei cereali e quindi diventa molto interessante da questo punto di vista, dal punto di vista dell'artigianato artistico altrettanto. Quindi si comincia a dare al turista un nuovo modo di viversi la vacanza. Andiamo da Luigi Di Furia, adesso parliamo invece di quella che è la DMC Gran Sasso Laga. E andiamo proprio sulla pagina della DMC Gran Sasso Laga, studiamo la stessa cosa, cioè cosa viene messo in evidenza, perché poi in realtà si parla di un territorio che in quel caso è vasto, ha una importanza storica rilevante, ha un'attrattiva anche per quella che è stata la filmografia storicamente. Quindi qua ce n'è tanto da dire, da studiare, da raccontare. Vediamo. Assolutamente. Naturalmente la prima immagine è quella del Gran Sasso, non può che essere quella. Passiamo poi alle aree, diciamo, di alta montagna caratteristiche come il lago di Campo Tosto, appunto, che stiamo vedendo adesso. Anche qui andiamo verso i borghi, realtà dove, come diceva lei, la cultura e la storia sono un qualcosa di fondamentale per il turista e per l'offerta turistica. Quindi tutta la natura e tutta quella che è la storia di questo territorio. Potremmo raccontare molto del nostro territorio nei tempi, ma quello che dobbiamo fare è far percepire immediatamente all'avventore quali grandi esperienze potrà vivere nel nostro territorio. Passare per borghi come Pietracamela, che tra l'altro mi ha dato i natali, quindi al quale sono particolarmente affezionato, dove si parla di un borgo che era presente ancora prima del Medioevo e che nel Medioevo è passato dal Regno di Sicilia allo Stato Pontificio e poi di nuovo al Regno di Sicilia a far parte della Valle Siciliana, appunto. Devo fare una domanda allo psicologo. Qual è l'emozione che vuole vivere il turista? Lui ne ha detta una importante, cioè basta la spiaggia normale, si cerca l'avventura, perché? Sì, l'esperienza, infatti prima quando Ucci
Carucci diceva il concetto di esperienza, mi è venuto in mente proprio il discorso che facevo all'inizio e di cui ho parlato tanto con i ragazzi, cioè l'esperienza, perché l'esperienza ci arricchisce, l'esperienza ci dà competenza e quindi noi sempre più vogliamo l'esperienza perché l'esperienza ci rimane e ci e tocca la nostra anima in qualche modo, quindi è quello che ci arricchisce. Il curriculum, per ritornare alla mia... tema del mio intervento, il curriculum è ricco di competenze, ma vengono date dalle esperienze. Il nostro curriculum di vita è ricco di, per esempio, di viaggi, di vacanze che devono regalare qualcosa. E quindi forse per questo che sempre più in una società in cui cerchiamo di essere sempre più autonomi, dobbiamo essere autonomi, l'esperienza acquisisce un valore importante. Non so se ho risposto appieno alla domanda, però mi toccava proprio questo, perché le competenze, a volte noi pensiamo che cosa so fare, il lavoro che ho fatto prima mi caratterizza come uomo, però no, anche le esperienze, come le esperienze turistiche, i viaggi, con i ragazzi del corso io a volte dicevo: quali sono le tue esperienze di vita? Magari un periodo di 6 mesi all'estero, no? Danno qualcosa, sì, l'esame che ho fatto in Erasmus, però forse quello che ci dà di più è l'esperienza di vita, il conoscere la città, il riuscirsi ad organizzare all'interno di quella città, comunicare con le altre persone, ci danno una competenza che è quella di saper lavorare con persone di tante culture. Un'altra diverse. Competenza importante per chi si occupa del settore del turismo è anche sapersi relazionare. In questo caso cosa è stato insegnato? Soprattutto cos'è che sottovalutavano tutte le persone che hanno frequentato il corso? Io non ho insegnato nulla, innanzitutto. Fatto io, posso rispondere. Questo aspetto forse è più di chi ha insegnato aspetti di comunicazione. Forse però l'unica cosa che posso dire io è che i ragazzi prima di iniziare questo corso sottovalutavano la questione dell'indipendenza lavorativa e quindi il famoso freelance, e poi dopo alla fine credo che invece hanno acquisito un po' di più questa idea e quindi per essere freelance bisogna relazionarsi bene, bisogna saper vendere un prodotto. Sottovalutato oppure avevano paura? Forse paura, perché nella nostra società c'è la concezione del prima posto detto, ho bisogno del posto di lavoro, ragazzi, gente che ha perso il posto di lavoro, innanzitutto il posto è questo, per stare seduti sulla sedia è un discorso, invece il lavoro è un altro, vendere una professionalità, offrire una professionalità e una competenza. Questo era il messaggio che ho cercato di trasmettere. Poi per quello che riguarda la comunicazione... No, io penso che il corso abbia dato questo imprinting, diciamo, ai ragazzi, perché molti di loro erano scettici sulla possibilità di usare nuovi linguaggi, prima di tutto. C'è un passaggio di cui non abbiamo parlato che è importante per il turismo esperienziale, si chiama storytelling, e quindi imparare a gestirsi con lo storytelling è altrettanto importante. L'altra caratteristica è che l'approccio... Spieghiamo che è lo storytelling. Lo storytelling è raccontare il territorio, le persone, le esperienze. E più questo si riesce a fare e più ranking si riesce a guadagnare. Oggi si guarda in questi termini anche il posizionamento all'interno del mondo di internet. La soddisfazione più grossa, io ho seguito tutti e due i corsi per il marketing e devo dire che abbiamo adoperato anche metodi diversi di insegnamento, per cui si è lavorato poco con le slide e si è fatto molto rapporto, perché erano due figure che avevano bisogno di lavorare molto sui rapporti umani, come abbiamo detto, e quindi si devono confrontare. Abbiamo fatto due esperimenti, secondo me innovativi, che hanno funzionato, che è quello di aver creato per ognuno di loro un social network e quindi sul social loro si sono confrontati. Quelli addetti alla commercializzazione, diciamo, più o meno l'hanno legato al periodo in cui è finito il loro stage, dove si sono scambiati le cose, però comunque sono nate amicizie e possibilità di fare rete. Invece quelli che si sono occupati della parte un pochettino più anche direi dove hanno potuto inventare, no? Quindi dove hanno potuto lavorare e fare ricerca,
abbiamo trovato invece una cosa interessante, che loro stanno continuando a studiare. E questo è importante, lo stanno facendo con uno degli insegnanti, ma continuano a fare domande fra di loro. Ognuno di loro, quando scopre di aver scoperto, tra virgolette, alcune cose, soprattutto hanno imparato ad andare su internet cercando in inglese e non più, e quindi andare su una fascia molto più ampia, e oggi sono a farsi scambi su quelle che sono le innovazioni. E questo è importante per il loro mestiere, perché ritengo che un'azienda o più aziende, noi gli abbiamo spiegato anche un altro discorso, che è il multilevel. Quindi c'è la possibilità di lavorare per più aziende. Allora, noi abbiamo raccontato quello che è stato il corso. Nella seconda parte parleremo dei nuovi orizzonti, perché questa era la base dalla quale partire, e poi ci sono tantissimi progetti. A tra poco. Abbiamo parlato di quello che è stato un corso di formazione per professionalità che hanno a che fare con il turismo, nel nostro caso l'Abruzzo. 400 ore da un lato per diventare degli esperti di commercializzazione turistica, 250 ore invece per diventare esperti di contenuti web proprio per promuovere un territorio. Abbiamo i rappresentanti di 3 DMC suddivisi per territorialità abruzzesi. Lo sappiamo, l'Abruzzo è assolutamente ricca nella storia, ricca nei paesaggi, c'è una diversità ambientale incredibile e anche enogastronomica, quindi c'è veramente molto da sapere. Quello che si dice sempre e si sente dire è: l'Abruzzo è una terra bellissima, l'Abruzzo ha la montagna, il mare, la collina, però l'Abruzzo non ha le cifre turistiche di località che in realtà hanno un panorama che è monotematico, come può essere solo il mare, solo la montagna. Hanno cercato di raccontare l'Abruzzo in tanti modi. Voi siete qui perché avete formato delle persone per parlare dell'Abruzzo. Io adesso vi faccio vedere una delle immagini che è circolata moltissimo sulle reti nazionali e anche sul web, e mi dite che cosa vi trasmette. Vediamo. Dove far vivere la tua immaginazione. In Abruzzo vivi le emozioni da cima a fondo. Abruzzo, naturalmente tuo. Che dite? Quando parlavamo prima di emozioni, quando almeno io ho visto questo video, ci fu il cosiddetto effetto wow, nel senso... mi aspettavo io da tempo che l'Abruzzo facesse un video del genere, e la regione è riuscita a farlo. Ed è questo il senso che dobbiamo fare, quindi avere la capacità con immagini, parole, storie, video, contenuti di saper trasmettere qualcosa che susciti l'emozione all'interno della persona, quell'emozione che porta la persona ad arrivare in Abruzzo, quell'emozione che viene continuamente oliata durante la permanenza in Abruzzo, ma soprattutto la gestione del ricordo, quando si va via dall'Abruzzo e si torna dagli amici, dai parenti, e si racconta questa vacanza portandola nel cuore. E questo video riesce a trasmettere quel qualcosa che stimola l'immaginazione delle persone. Al counselor chiediamo su cosa hanno cercato di premere.
con questo spot? Beh, innanzitutto appunto io mi sono commosso, un pochino mi ha trasmesso un po' questo senso di commozione, di amore per la natura e per la terra, e appunto il discorso del ricordo e anche del raccontare una storia, perché è una storia che, nella quale possiamo essere immersi tutti quanti, e quindi che ricorda nostri, che tocca nostre emozioni, i nostri ricordi, quindi io non avevo visto questo video, comunque è molto molto bello. Questo è passato per le TV nazionali, sul web ha avuto tantissime visualizzazioni, lo racconta bene il diverso panorama dell'Abruzzo diviso per province? Direi assolutamente sì, anche se fortunatamente è uno dei pochi video che alza il livello dell'asticella, quindi riusciamo ad essere finalmente anche un pochettino più appetibili sotto certi punti di vista. L'Abruzzo ha sempre trasmesso la sua immagine in un modo abbastanza piatto, questa invece è un'immagine molto più dinamica e ci va benissimo. Il problema è, io sono di solito polemico su queste situazioni, quindi mi trovo in occasione, la dico, è mancato il seguito, cioè il seguito a questa azione fatta circa 2 anni fa non ha avuto un seguito, e quindi la regione non ha continuato a comunicare su quel tipo di frequenza. Sì, magari la riproposta, ma quando la si ripropone, soprattutto quando dobbiamo colpire le persone, dobbiamo ottenere quello che abbiamo ottenuto oggi. Lui non aveva mai visto questo video e gli è piaciuto. Però per chi già l'ha visto si aspetta di vedere come finisce. Funzionano così adesso le pubblicità, ci sono i sequel, ci sono grandi testimonial che raccontano una storia puntata per puntata, e iniziò davvero tantissimi anni fa con la Telecom, la telefonata che allunga la vita, quindi in realtà poi si sono scelti attori di teatro, si è studiata una storia, il famoso storytelling, dove c'è l'attesa con scritto continua. Certo. Quindi in realtà quello che sta dicendo è proprio questo. Ma io ritengo però che si sta tornando, questo preferisco dirlo, perché le DMC stanno ragionando molto in questo senso e hanno un compito molto arduo, che è quello di valorizzare il territorio. Quindi non c'è più una regione che deve valorizzare il territorio nella sua totalità, ma ci sono diverse DMC che invece stanno lavorando ognuno per un pezzettino di territorio, e tireremo sicuramente fuori tutto quello che c'è da tirare fuori, ma soprattutto tante cose inedite, perché l'Abruzzo ha tanta roba inedita che non riesce a trasmettere tutti in una volta. Luigi Di Furia, in realtà quello non l'abbiamo detto, è un territorio dove c'è veramente tanto tanto da raccontare. Allora, quali sono 3 luoghi assolutamente da visitare per un abruzzese? Perché molti abruzzesi non conoscono tutte le province e tutte le bellezze. E allora, per Gran Sasso Laga, 3 posti che assolutamente deve conoscere e visitare un abruzzese, quali sono? Ma sicuramente tra i nostri borghi più belli abbiamo Pietracamela, appunto, che dicevamo prima, che è stato annoverato tra uno dei 100 più bei borghi d'Italia. Purtroppo il borgo ha subito grossi danni dal terremoto e comunque in via di ripristino, e quindi sicuramente uno dei borghi da vedere. Ma oltre a questo ci sono altri borghi importanti, ad esempio nella realtà di Colledara c'è un piccolo borgo che si chiama Castiglione della Valle, dove diciamo si vive una realtà assolutamente al di fuori del tempo attuale, dove si narra appunto che Lucrezia Borgia venisse a riposarsi, a fare incontri di natura assolutamente diplomatica, al fine di portare avanti quelle che erano diciamo le politiche che rappresentava. Altra area da non sottovalutare assolutamente è l'area di Crognaleto, e quindi verso la zona diciamo che porta al lago di Campotosto, dove si può vivere lungo tutta la vallata del Vomano delle esperienze e delle emozioni eccezionali. Per invece l'Adriatica, quello che stavamo dicendo, 3 luoghi assolutamente da visitare e conoscere. È difficile. Lo so. No, è difficile, perché io ritengo che un territorio vada vissuto nella sua interezza, no? Quindi
La prima cosa che Adriatica fa, cerca di ragionare a seguire il Gran Sasso, no? Quindi Civitella del Tronto, Campli, insomma, sono della DMC Gran Sasso Laga come area, ma sono il giusto punto di collegamento con tutto il resto. E poi i nostri borghi e le nostre persone. Io penso che la politica principale che Adriatica porterà avanti negli anni dal punto di vista promozionale sarà assolutamente quella di far conoscere le persone e poi di far conoscere quello che le persone fanno. Adesso parlo con espressioni artistiche, abbiamo una piccola comunità che si occupa di arte contemporanea, che sta facendo degli ottimi lavori, ma abbiamo il parco archeologico di cui le parlavo prima, abbiamo gli scavi di Ripoli, che sono una situazione assolutamente inedita e importante a livello internazionale, per cui non mi sento tanto di Torano Nuovo, ad esempio, così tanto per farne uno di esempi calzanti. Torano Nuovo ospita oggi nella sua totalità solo aziende biologiche. E questo diventa nello storytelling un ragionamento importante, perché ci sono 8 cantine biologiche, perché c'è Giulio Fiore che si occupa dei cereali antichi, perché ci sono giovani che hanno cominciato a fare azienda. C'è anche una delle sagre più famose d'Abruzzo. Le sagre io le ho messe da parte, perché la sagra del baccalà, io penso che adesso quella di Sant'Omero sia diventata una cosa importantissima, e devo dire che ci sono anche richieste turistiche, cioè venire in vacanza nel periodo della sagra. È sempre vincente, perché in la sagra, di qualità paga tantissimo. Anche perché c'è il turismo, c'è l'enogastronomia, sono le esperienze che insomma... La sagra di qualità paga benissimo, dobbiamo cominciare a insegnare, tra virgolette, ai gestori. Tra l'altro lo street food si fonda su quello, perché è qualcosa di molto semplice, però fuori in una maniera desueta, e quella è l'esperienza, perché ovviamente esiste già tutto, quello che si vende in più è l'esperienza. Assolutamente sì, noi abbiamo fatto dei tentativi che sono andati veramente a buon fine, dove ad esempio abbiamo fatto la festa di San Martino e sono venuti 6 gruppi a partecipare alla festa di San Martino, chiaramente costruendogli insomma un pacchetto adeguato, sì, diciamo, però vengono a festeggiare San Martino e vengono a fare il mercatino dello scambio, ad esempio, che si fa a Nereto, vengono a fare degustazioni mirate nell'area biologica, in questo caso soprattutto i tedeschi, che sulla parte biologica hanno e biodinamica hanno grande attenzione. Però dicevo prima, ci sono anche molti giovani che hanno cominciato a fare attività molto interessanti, e quindi per noi diventa importante sotto tutti i punti di vista. E il Acquaviva, a noi ci viene in mente insomma la storicità in questo caso di tutto il territorio, abbiamo detto Atri, Silvi, Pineto, poi tutta la zona Valfino e la zona Valbumano. E di nascosto cosa c'è che non conoscono ma vale la pena assolutamente visitare? Innanzitutto punti di vista, guardare l'Abruzzo e la costa da sopra la Torre di Cerrano, dal punto più alto, che è una cosa meravigliosa, vedi tutta la costa, la bellezza e l'entroterra soprattutto. E poi sottoterra, con le scuderie ducali di Atri sommersa, recentemente recuperate, che sono qualcosa di meraviglioso. E poi l'interno, riscoprire anche quelle figure storiche, anche un po' leggendarie che ci sono attorno al nostro territorio, da Miguel de Cervantes, che fu camerero del Duca d'Acquaviva e si ispirò nella scrittura di Don Quixote al Duca d'Acquaviva, piuttosto da Ponzio Pilato, nato a, si presume, a Bisenti. Quindi ci sono tanti aspetti che stanno nel territorio, nel modo di vedere, nei luoghi e anche nella storia, nei personaggi nati e cresciuti in quei luoghi. Borghi, avventure, luoghi eremi, quindi parliamo di luoghi isolati, in tutte queste richieste che adesso fanno parte del nuovo pacchetto turistico, che significa nella società, perché si va a cercare la vacanza con questa esperienza? Beh, perché l'individuo vuole avere un ruolo
nel gruppo e probabilmente quello di far parte di un, di avere un ruolo nella storia che viene raccontata e di identificarsi in un ruolo è quello che più ci attira. Ecco perché forse sempre più ognuno di noi vuole vivere una sorta di favola, una favola come quasi una regressione infantile, però che al tempo stesso ci insegna qualcosa per il futuro da poter spendere e poter continuare la nostra crescita individuale. Alleggerimento della vita, perché poi entrare in una dimensione fantastica. Mi viene in mente Adelice, c'è cioè una delle sagre più storiche dove si va in maschera, dove si bruciano le streghe. Vivere una sagra che in quel caso fa migliaia di presenze ed è faticoso anche camminarci per un'intera serata, però andarci sempre vuol dire che in qualche modo si vuole vivere una favola, allontanarsi da quella che è la realtà, le preoccupazioni, quindi regalare proprio l'evasione. Beh, sicuramente staccare dalla vita di tutti i giorni forse non significa solamente allungarsi o stare fermi o non so, fare quello che in passato si intendeva solamente come vacanza, ma forse proprio partecipare, entrare in un nuovo ruolo che è quello del turista esperienziale, del turista che vuole vivere, ripeto, una favola come quando si era bambini. Sia visitando dei borghi che facendo delle escursioni che ci mettono in contatto con le emozioni, perché noi siamo fatti di emozioni e vogliamo riprendere contatto con queste. Con questa quando voi avete studiato quella che è la commercializzazione turistica e ognuno di voi si occupa di un territorio che ha delle peculiarità, tante, molto ricche, quindi si va proprio in profondità, sono emerse diverse tipologie di turista? Quando voi pensate a come posizionare un luogo, quali sono le più conosciute, le tipologie? Ma la tipologia si lega fondamentalmente a un target, più che alla tipologia. La tipologia cambia secondo ogni persona, quindi è forse una delle attenzioni maggiori che dobbiamo avere, perché se non riusciamo ad avere empatia col nostro cliente, quindi questo cerchiamo anche di insegnarlo, lo abbiamo fatto anche nei corsi, è un discorso legato all'empatia, ma la ripetiamo regolarmente sui territori con gli operatori, perché c'è bisogno di profilare il turista e quindi capire il turista cosa vorrebbe e cosa si aspetta, quindi dialogare con lui, che è una cosa che si era persa negli ultimi anni e che fortunatamente stiamo riprendendo, e chiunque ha cominciato a dare più spazio al turista dal punto di vista del dialogo sta avendo. Quali sono le tipologie di turista che avete? Noi ragioniamo per tribù, il concetto di tribù, quindi quelle emozioni, quei gruppi di persone che si muovono attorno a una passione. Abbiamo fatto l'esperienza a Pineto del meeting sul ciclismo, dove abbiamo mobilitato comunque quasi 5.000 persone nel giro di pochi giorni, con un bellissimo indotto economico. Quelle persone che viaggiano attorno a un prodotto, ci sono persone che vengono da tutto il mondo per venire a assaggiare nel fine luglio, inizio agosto, i capperi dei Calanchi, che sono una cosa unica veramente nel nostro panorama. Quindi attorno a queste peculiarità, queste particolarità e alla gestione appunto dei gruppi importanti e organizzati ci vogliamo muovere. Come fate a capire qual è qualcosa che sta diventando una necessità quando si parla di tribù? Le tribù hanno bisogno di servizi. Tanti servizi, è uno dei problemi maggiori che abbiamo sul nostro territorio, e qui chiaramente il lavoro importante delle istituzioni insieme alle DNC è quello di colmare questo gap che c'è sul territorio. Noi siamo sicuramente meglio organizzati, se penso alla Puglia abbiamo un livello di qualità dei servizi nettamente superiore, pur essendo la Puglia una meta tendenzialmente più ambita, però dobbiamo supplire quel gap rispetto a mete del nord che hanno meno da un punto di vista ambientale, culturale, però riescono a attrarre perché hanno gli attrattori, penso alla zona di Rimini, Cattolica, che hanno tra Mirabilandia, Acquapark, sono comunque dei luoghi che per 4, 5, 6 mesi l'anno portano flotte di persone, soprattutto il turismo, l'Italia in miniatura delle famiglie in quell'area geografica, a prescindere poi da un altro discorso che è quello della posta. La Puglia è una meta più da famiglie, da giovani, da cosa? E sia da famiglie ma anche da coppie e da giovani, perché abbiamo la possibilità di avere quel mare
mare calmo di spiaggia per le famiglie che hanno i bambini, ma si può andare a vedere le gole del Salinello, come vediamo prima, piuttosto che fare rafting, quindi per magari una giovane coppia o dei single che vogliono provare delle emozioni particolari. Come si studia un pacchetto? Nel senso, la DMC che cosa offre a un privato? Dunque, in primo luogo, lei mentre parlava prima della targetizzazione del turista, la DMC la prima cosa che si è preoccupata di fare, che si preoccupa di fare, è valutare tutte le tipologie di turisti, tutte le fasce di turisti e trovare soluzioni in funzione delle proprie risorse per ciascun tipo di avventore, di turista. Oggi sempre di più il turismo passa sì per i pacchetti, ma soprattutto per dei pacchetti autocomponibili, per cui nell'offerta delle DMC sicuramente ci saranno pacchetti preconfezionati, ma la maggior parte dei pacchetti saranno delle opzioni che l'avventore potrà selezionare e mettere insieme. Perché mi viene da pensare, non so, se una persona esce con la propria famiglia, se ha dei bimbi piccoli ha delle esigenze di un certo tipo, se ha dei bimbi un po' più grandi, dei ragazzi, ha delle esigenze diverse. È ovvio che a quel punto va a selezionare non il singolo pacchetto, ma una serie di opzioni proprio rivolte al singolo soggetto appartenente alla famiglia. Quindi questa è un po' la pacchettizzazione. Noi nell'area, per esempio, della montagna sicuramente abbiamo delle escursioni di montagna che sono... Lo possiamo vedere nel sito? Si vede tutto questo nel sito? Come si può fare un pacchetto? Attualmente i pacchetti non sono ancora operativi. Oggi i nostri siti sono dei siti di orientamento. Stiamo arrivando al punto della realizzazione di una piattaforma telematica molto molto all'avanguardia che consentirà proprio alla persona, al singolo, diciamo, turista di creare la vacanza su misura per se stesso. Oggi con i siti che cosa si può fare? Quello che è già online di tutte le DMC è utile a cosa? Nel senso il turista oppure la persona interessata che ha visto questi siti e che è interessata alle località che avete detto, che cosa può fare dal sito? Contattarvi? Cercare una destinazione? Sicuramente può orientarsi su quella che è la destinazione, avere un'idea importante della destinazione, ha tutti i numeri di riferimento per contattarci e oltre a questo ha tutti i numeri di riferimento dei singoli aderenti appartenenti a quella DMC. Quindi ha un grande ventaglio di offerte. Parliamo di servizi quindi? Sì, parliamo di servizi, parliamo anche di offerta turistica in senso stretto, insomma. Questo vale per tutte le pagine che abbiamo fatto vedere, nel senso che anche per l'Adriatica noi troviamo tutte... Prima abbiamo visto la passeggiata a cavallo che diventa destagionalizzata, il che significa che non è più limitata all'estate, ma io scelgo di avere questa offerta tutto l'anno. Si capisce che quella è una domanda in crescita e si offre. In questo caso, al contrario, chi fosse interessato a rientrare nel sito può contattarvi? Assolutamente come fornitore sì, di servizi? È molto in evidenza questa parte. I siti attuali della DMC Adriatica, il sito della DMC Adriatica è oggi un sito che noi abbiamo classificato sito interno, cioè nel senso che è un sito che mette in rete realmente tutti quelli che sono gli attori della DMC, li mette in rete, ma non è un portale turistico. Il portale turistico, insomma, penso che ce lo avremo non più tardi della prossima estate. Perché ci stiamo questo, già lavorando. Lo ricordiamo, è finito da poco. Il 18 dicembre c'è stato proprio la conclusione di quello che è stato il percorso formativo dei ragazzi, perciò una domanda importante, ma se ne farà un altro di questo progetto per chi fosse interessato a essere formato? Forse abbiamo messo fino adesso che questo è un percorso formativo facente parte dei fondi sociali europei, con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Quindi noi abbiamo risposto a un bando come Eventi Italia, come ente di formazione capofila e con le DMC appunto come partner. Se il prossimo piano dell'offerta del Fondo Sociale metterà e promuoverà un'altra volta dei bandi con questa possibilità,
possibilità di progettazione, sicuramente noi ci sarebbe domanda. Com'è? Ci sarebbe molta domanda per accedere. Beh, vista l'esperienza attuale, sono convinto che... Quanti si sono presentati? Dei 60 selezionati, quanti si sono presentati? Credo che erano più selezionati, una settantina. Più del doppio, sì, esatto. Ah, 30, giusto, 15 e 15, sì. 15 che non 15. È tantissimo, però in realtà... Non è tantissimo, però sono corsi che avevano comunque come... cioè avevano dei requisiti che possono sembrare larghi, ampi, però in realtà erano specifici, perché comunque dovevi avere un pregresso nel mondo del turismo, dovevi avere una laurea, dovevi avere le lingue, la conoscenza delle lingue, sia l'inglese che un'altra lingua, perciò comunque i requisiti non erano proprio alla portata di c'è chiunque. C'è una cosa che molto spesso sentivo: tanti ragazzi non sono iscritti per delusione generale sui corsi di formazione che vengono fatti, sul fatto che comunque non c'è uno sbocco reale per il futuro. Sicuramente il fatto che c'è stato un riscontro da un punto di vista lavorativo per tanti ragazzi, ove la regione avesse intenzione di proporre questo tipo di corsi, sicuramente avremmo un maggior numero di iscritti. È un appello, vero? Sì, è un appello anche alla regione che ci può ascoltare, sicuramente di proporre corsi dedicati al turismo. Perché in quel caso, qui abbiamo parlato di fondi europei, però si potrebbe in qualche modo avere anche altri fondi. Cioè l'idea, si può sapere quant'era il totale dei fondi messi a disposizione? Sinceramente questo è circa 300.000 euro. Detto insomma non è tantissimo. No, c'è da dire questo, che non ne abbiamo parlato, ma è importante. Si è fatta formazione in aula per 250 ore o 400 ore, ma tutti hanno ricevuto 600 ore di esperienza in azienda e sono, diciamo, stipendiati per questo. Infatti ricevevano uno stipendio di 600 euro, sì. Quindi erano inoccupati, che nel frattempo avevano anche uno stipendio. Certo, ma soprattutto hanno lavorato in azienda e... Qualcuno ha continuato anche a lavorare? Aziende interessate? Assolutamente sì, sono stati monitorati. Si è creata proprio un'opportunità di lavoro? Sì, sono stati monitorati in modo anche molto stretto e quindi aiutati nei vari passaggi. Allora, noi abbiamo concluso il tempo, insomma abbiamo provato a raccontare quella che è stata una grande esperienza, soprattutto l'appello a poter avere fondi per offrire nuove opportunità, non solo ai giovani, perché abbiamo detto insomma si estende a qualsiasi età. Io ringrazio tantissimo gli ospiti che sono intervenuti, iniziamo da Davide Di Giacinto. Grazie a voi. Lo ricordiamo, vicepresidente del Riviera Borghi Acquaviva DMC, grazie di essere stato con noi. Grazie. Alessio San Giuliano, psicologo di Event Italia, che si è occupato di counseling con tutti quelli che sono stati ovviamente le persone formate, e lo ringraziamo di essere stato con noi. Ringraziamo Claudio Ucci, lui è il direttore dell'Adriatica DMC, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie anche a Luigi Di Furia, che è il presidente della DMC Gran Sasso Laga, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Con Sei in Abruzzo l'appuntamento è alla prossima settimana, arrivederci.